tifosi ieri hanno detto chiaro e tondo: noi tiferemo per la AC Ancona, cercando di salvare anche i 105 anni di storia che ci sono dentro quel titolo sportivo. Questo in fondo è stato un assist. Alla fine le vicende di queste due settimane hanno dimostrato che è veramente difficile che si crei un gruppo di imprenditori. Io parlo di un gruppo, l'imprenditore singolo può sempre esserci, che può essere uno di Ancona, di Palermo, di Trieste, ma un gruppo di imprenditori che vuole fare sistema per aiutare a sviluppare un discorso di sport sostenibile, oggi in città non c'è. Ma nel caso ci fosse qualcuno di Ancona, magari collaborare con la AC Ancona, la situazione e la posizione degli attuali soci, quindi parliamo di lei e di Villa? La posizione di Villa l'ha dichiarata quando ha incontrato Virgin 10 giorni fa in modo proprio piatto, evidente, per cui, dicendo che c'era assolutamente lo spazio, che ci fossero ingressi in società anche in maggioranza. Più di così cosa deve dire? Potreste essere pronti a fare un passo indietro, diciamo così? No, ma il passo indietro qua sono stati fatti già 5 di passi indietro, che nessuno fa passo avanti. Nel caso di iscrizione, come andreste avanti? I discorsi che ci siamo fatti negli ultimi 2 anni sono sempre gli stessi. È 2 anni che viene detto che serve un rafforzamento patrimoniale e di radicamento sul territorio. Gli eventi di queste 2 settimane hanno dimostrato una serie di fatti sulle elezioni per riflettere. E quindi è stato detto a maggio che serve un aumento di capitale di 1,5 milioni, nessuno ha firmato per vedere uno. D'altronde, se non ci credono quelli della città, chi ci deve credere? Alla fine probabilmente chi ci credono sono i tifosi. Bisogna prendere atto di questo. Gli unici che ci credono sono i tifosi. E comunque i numeri parlano chiaro. L'attuale proprietà negli ultimi 13 mesi ha messo 5 milioni di 3 di garanzie. Per cui francamente, se vogliamo parlare di cifre, queste sono le cifre. Lei alla fine dove crede che la AC Ancona... Credo che alla fine dipenderà dai fattori che in parte sono anche, come dire, imprevedibili, per cui... Ma sono sicuro di una cosa, che se il contesto complessivo, invece che presentarsi agli occhi della federazione come un'arena dove si stava cercando di spaccare un asino in tre, si fosse presentato con patto unitario, avrebbe avuto delle chance molto superiori di avere un posizionamento autorevole e credibile, mentre invece così si presenta come una città divisa senza futuro. I tifosi, insomma, sono quelli che le hanno dato... che vi hanno dato un assist, sono comunque quelli che hanno creduto, che non continueranno a credere, continueranno a tifare, continueranno a stare vicini alla AC Ancona. È vero anche che nel caso in cui la compagine dovesse essere questa, hanno detto che comunque la contesteranno. Guardi, alla fine, se uno deve essere pratico nelle cose, bisogna che trovi delle soluzioni. Le soluzioni sono che venga coinvolto chi dimostra essere, cioè chi dimostra interessamento, per cui poi la contestazione fa parte di una dialettica. Quindi potremmo pensare anche che lei apre o potrebbe aprire a una forma di azionariato in cui i tifosi potrebbero dare una mano anche dal punto di vista economico ed essere partecipi. È un tema che è già stato in altre occasioni evocato, dove non c'è nessunissima preclusione, e comunque è evidente che se la risposta che la città ha saputo dare agli inviti di Villa è quella che ha dato, è ovvio che nessuno di noi credo riandrà a bussare alle stesse porte, non più, ma proprio mai più. Senta, quando gli imprenditori di Ancona dicono che non hanno voluto darvi una mano perché non sapevano bene la situazione patrimoniale... Ma è stato fatto un ricorso con dei documenti ufficiali, qual è la situazione patrimoniale che stiamo discutendo? Noi abbiamo designato a maggio, con larghissimo anticipo, un processo, definendo i contenuti dell'operazione di aumento di capitale, i quantitativi, gli importi, i prezzi... qual era il processo, cosa doveva fare uno che voleva vedere i numeri. Nessuno ha voluto vedere i numeri, per cui francamente chi non ha voluto vedere a che titolo deve parlare? Qualcuno mi ha chiesto firmando una correzione di una cifra, neanche uno, per cui francamente, cioè, faccia loro la domanda, non a me. E loro ci rispondono sempre alla stessa maniera, che non sanno a che cosa vanno incontro, quindi evidentemente è mancata qualcosa. Vuol dire che non si sanno affiancare con professionisti in grado di guidare un investimento. Senta, invece come giudica la posizione del sindaco? Io dico che la AC Ancona S.p.A. è una società iscritta alla Camera di Commercio di Ancona, che ha dato alla città di Ancona per 2 stagioni delle soddisfazioni sportive, militando dignitosamente in un campionato di Serie B, che ha 4.000 abbonati. Faccia al sindaco le sue considerazioni. Questa città non è riuscita adesso come adesso ad esprimere qualcosa che sia...
se mi passa il termine, di alternativo a voi sostanzialmente. No, ma il problema è che non c'era alternativa, perché in realtà quello che è successo in queste due settimane determina un'ovvia difficoltà di dialogo. Sul cadavere della Ciancona si sono messi tutti a mangiare sopra, irrispettosamente del fatto che non era cadavere. Se dovesse andare avanti la Ciancona, come sembra, insomma, ci sarà bisogno ancora, no, di risorse, per cui a quel punto... Io, come voi sapete, mi sono dimesso ormai qualche mese fa, sicuramente non mi sono dimenticato che esiste questa società e questa squadra, anche perché comunque partecipo ad alcuni degli azionisti. Se non si riesce a instaurare un dialogo sui parametri economici, questa cosa deve essere registrata da tutti. È inutile continuare a richiedere a dei soggetti che arrivano da fuori per essere derisi che ci facciano carico di responsabilità, quando la gente che dichiara che se ne può far carico appena deve tirare fuori le mani dalla tasca fa un passo indietro. Pensate anche di liquidare il club, come ha parlato Villa? Assolutamente no. Quindi comunque andrete avanti? Assolutamente sì. Quanto lei si sente colpevole? Se si sente colpevole? Cioè, quanto io mi sento, non mi sento responsabile, francamente cambia. È abbastanza poco, tanto io ho la mia valutazione e altri avranno la loro. Io le ripeto, se vuole le posso dire che io so, dico, che nell'ambito delle mie responsabilità c'è quello di aver portato 5 milioni di euro, 3 milioni di garanzie su una città che non ho saputo neanche scontare un credit bank. Faccia lei le sue considerazioni. Se uno arriva in una situazione come di oggi, ci sono stati vari errori, non è che ne basta uno. Per quello che dico, poi ciascuno deve farsi carico, fare autocritica e comprendere cosa non ha funzionato. Però adesso il problema non è capire cosa non è successo, ma evitare che risucceda.